eccoci qua a parlare del senso vero di questa grandissima iniziativa, il Gala delle Margherite, che quest'anno noi vogliamo dedicare, secondo la cronaca, a tutti quelli che in questo momento soffrono un pochino di più di tutti noi qui stasera. Bianca Maria Alfonso e Lucibelli, sono giornate intense a livello proprio mondiale, ci sono problematiche varie, ma tu con la tua forza, la tua determinazione trovi il modo di andare incontro agli altri. È la mia vita, cioè ho appreso dai miei genitori pensare e fare per gli altri. E qualche volta penso, forse sono egoista perché provo tanta gioia fare per gli altri. Però poi mi rendo conto che è giusto, se ci riesco lo devo fare. Allora, i tuoi appuntamenti annuali sono sempre molto eclatanti, belli, intensi soprattutto. Ma quanto tempo ci vuole ad organizzare, a mettere insieme tutte queste sinergie? Ci vuole tanto, Camilla. Il difficile è organizzare così, raccogliendo soldi, non avendo dei soldi per organizzare una cosa del genere. Però a distanza di 28 anni, perché è la 28esima edizione, ormai sono gli amici che mi cercano perché partecipano con lo stesso amore che metto io. Quali sono gli amici di stasera, quelli che veramente sono i protagonisti insieme a Rotary, insieme alla Piera Lisi? Insomma, ecco, un excursus sugli amici di questa sera, che è l'occasione e lo spunto anche per presentare il professore Massetti. Certo, il professor Massetti è una persona che mi mette emozione, veramente. E prometto che farò un galà delle Margherite anche per il professor Massetti, ma non per lui, per la sua fondazione. Lo farò. Il professor Massetti, che è presente tra gli angeli custodi di Bianca Maria questa sera. Intanto, ecco, non è soltanto l'amicizia, ma è qualcosa di più, che questa donna così carismatica, si parla tanto di karma, questa donna ne ha tanto. Assolutamente, basta guardare la serata, una serata all'impronta della generosità, della bellezza, soprattutto del dono verso gli altri. E lei è un esempio per tutti noi, è così brava a organizzare questi eventi e in un momento così difficile della nostra società penso che tutto il merito bisogna riconoscerglielo. Oggi è un'intensità particolare perché il contest mondiale, lo abbiamo ricordato, insomma, puntualmente ci ricorda che ci sono fatti tragici che ci riguardano, ed è bello che da questa parte invece ci sia chi da sempre, non a caso abbiamo detto siamo alla 28esima edizione, pensa agli altri. Quanto è fondamentale insistere su questo versante? È fondamentale perché, come dico sempre, noi ci dobbiamo considerare fortunati. E lei, che ha organizzato sempre questi eventi all'insegna della generosità, riesce a mettere insieme tutte le persone che sono sia come protagonisti ma anche come, diciamo, animatori di solidarietà, e questo è importante perché l'unione fa la forza. Stasera siamo tanti e siamo tanti, Bianca Maria, per raccogliere tanto. Per chi questa sera? Per debellare la polio nel terzo mondo. È un service che tutti i Rotary di tutto il mondo fanno con grande successo, e partecipo anch'io con il mio poco, piccolo, ma grande, con grande cuore. Grazie, grazie e buona serata. Grazie.